Siamo ancora al Musec di Isernia con Viaggio in Molise, ancora per parlarvi delle zite di Letino e di questo legame con la tradizione del carnevale. Parliamo di Letino, ecco, ultimo paese praticamente che porta avanti questa tradizione, ancora oggi ci si veste con i costumi d'epoca. Parliamo di Letino perché è ben presente in questo museo, è il museo dei costumi del Molise, eppure c'è un appendice che parla della provincia di Caserta, della Campania, però in effetti qualcosa in comune c'è a partire dal Matese, ma anche la storia ci dice che probabilmente sono molto legati a noi. Non solo, perché Letino ha fatto parte della provincia di Campobasso e ancora oggi i tinazzoli, come si chiamano gli abitanti di Letino, si sentono più vicini, si sentono più molisani che campani. E poi bisogna dire che il costume di Letino è di sicuro uno dei più belli dal punto di vista estetico e interessante dal punto di vista etnografico, non solo del Molise ma addirittura d'Italia, e rappresenta un rompicapo per noi studiosi in quanto non riusciamo a capire la provenienza di questo costume, che probabilmente non è nemmeno italiano, e molto probabilmente affonda le sue radici nel 500, quindi anche uno dei più antichi d'Italia. Ecco, in effetti spicca subito per i colori, è coloratissimo, molto molto lavorato, barocco direi. Un colore per ogni stagione. Si pensi che la nobile a Letino vestiva con dei colori particolari, tra cui spicca il verde, che a differenza del bianco è il simbolo della verginità, ed è piuttosto semplice, è privo di grossi ornamenti. Poi abbiamo la donna maritata che veste di rosso, la sposa che porta galloni e filimenti in oro nel giorno del matrimonio con oggetti in argento come gli spilloni e le ciappe. Poi abbiamo la vedova che veste di nero ma con l'aggiunta del colore celeste e giallo tipico della vedovanza. E poi abbiamo addirittura un altro costume che è la vedova che era giovane di età e voleva sposarsi e vestiva color prugna. Quindi un costume, un colore per ogni stagione. E in questo spettacolo che propongono i tinazzoli, questo gruppo folk che chiaramente ripropone queste scene del carnevale, ci sono tutti questi costumi o ce n'è solo uno che ne rappresenta tutti? Ci sono tutti, a differenza della vedova, perché le vedove non partecipavano, figuriamoci, non partecipavano alla messa cantata, ovvero la messa principale la domenica, figuriamoci se potevano partecipare al carnevale, ma c'è una buona rappresentanza. Fausto Perrone, sindaco di Letino, in un certo senso tornate a casa, tante volte si è parlato di un vostro possibile ritorno in Molise, in qualche modo avete anticipato i tempi, siete arrivati intanto, siete presenti in questo museo e oggi portate il bello delle vostre tradizioni, quelle legate al carnevale in particolare. Sì, diciamo che è un ritorno, perché noi fino agli anni 30, durante il regime, eravamo provincia di Campobasso, l'ultimo comune della provincia di Campobasso. Ma con il Molise siamo legati per usi, tradizioni e costumi. Siamo campani, però la nostra etnia diciamo che è più molisana. E questo ci onora perché realmente ci sentiamo a cavallo tra due regioni, ma ci sentiamo a casa nostra pure qui nel Molise. La tradizione del carnevale si è conservata pressoché intatta fino ad oggi ed è una tradizione unica perché il periodo di carnevale era il momento in cui gli uomini potevano vestire l'abito nuziale della donna e potevano vivere la giornata come una donna e ne approfittavano per corteggiare, a volte anche offendere, le donne che non avevano avuto un amore corrisposto e quindi era anche una forma per poter prendere in giro una vecchia fidanzata o un vecchio amore. Ecco, anche in altri paesi del Molise si festeggiava così il carnevale in passato, ma attualmente l'unico centro del Matese e anche del Molise che conserva questa tradizione è proprio Letino. Non è facile portare avanti le tradizioni, ma voi ci siete riusciti benissimo a quanto pare.
Ci siamo riusciti perché c'è stata la caparbietà delle persone più anziane, quelle diciamo più mature, che l'hanno perpetuata nel tempo, e poi dobbiamo dire grazie ai giovani perché anche loro si sentono legati e si sentono invogliati a portare avanti ancora di più queste tradizioni, quindi loro lo fanno volentieri e per noi è una cosa normale. Intanto ecco, questa è già l'occasione per vedere questi costumi bellissimi, molto colorati, dalle origini controverse o ignote addirittura, non si sanno le origini di questo costume, così? Le origini precise non si sanno, però abbiamo avuto dei riscontri con, almeno con la simbologia, con dei paesi che appartenevano all'Anatolia, quindi durante la Magna Grecia. Si va avanti con le tradizioni grazie anche al gruppo folk, i Tinazzoli. Ecco, cosa propone questo gruppo? Sì, il termine giusto è di Tinazzoli, una O chiusa. Sì, il gruppo folk c'è sempre stato a Letino, anche se diciamo che non tiene una struttura stabile, perché la cosa bella è che siccome le tradizioni sono ancora vive, non c'è bisogno di avere un gruppo stabile, perché tutti sanno ballare, sanno cantare quelle che sono le nostre tradizioni, quindi c'è bisogno solo di mettersi insieme, provare una volta. Infatti loro non hanno provato niente, se veniamo qua veniamo in diretta, perché per noi sono cose che le facciamo in ogni occasione, soprattutto durante i matrimoni, durante le festività. È una cosa che la teniamo dentro. Ecco, vince l'improvvisazione, immaginiamo anche che ci sono degli stornelli anche in occasione del carnevale che poi si adattano per varie storie. Sì, ci sono degli stornelli, che i famosi canti a dispetto, dove ognuno liberamente poteva cantare quello che riteneva giusto cantare alla ragazza che gli interessava, che poteva essere sia qualcosa di positivo sia qualcosa di negativo. Ecco, ci sono dei canti dove offendono realmente la ragazza, dove il ragazzo lo dichiara apertamente: io sono stato a casa tua, ho fatto quello che dovevo fare e me ne sono andato. Adesso chi vuole venire che venga. Sì. Insomma, ci si diverte. Chiudiamo parlando di questo museo, chiaramente un motivo d'orgoglio per voi venire in questo museo che tra l'altro conta già migliaia di visite e trovare i costumi di Letino, che poi tra l'altro sono tra i più apprezzati. Sì, questo è stato un fattore positivo, anzi ci ha dato la possibilità di mettere in un museo i vari tipi di costume di Letino, perché ogni colore simboleggia lo stato sociale della donna. E il costume, la donna lo indossa da quando è bambina finché non diventa vedova, finché non diventa anziana. Se diventa vedova porta il colore nero. Ma la cosa più bella è che insieme agli altri costumi di tutta l'area matesina è uno dei costumi che viene più apprezzato, perché è particolare. Voi per vestire una ragazza oggi, perché pure in questo stiamo cercando di recuperare come vestirle, perché le persone più anziane se ne stanno andando, per vestire una ragazza ci vuole più di un'ora, perché è tutto un assemblaggio di pezzi che poi danno vita a questo costume.